Salve amici dallo chef Lucky, aiuto cuoco dello chef Ruffi e suo erede in pectore. Oggi siamo qui per una ricetta veloce, visto che le malelingue, che non mancano mai, hanno sbardolato, sbraitato sotto i miei viti perché dicono che sono troppo lunghi. I miei viti non sono troppo lunghi, le mie ricette sono sempre corte, solo che io ci faccio la storia perché mi piace raccontare la storia dei piatti. Comunque, questa volta farò una storia corta, un piatto cortissimo, il risotto al sapore di tonno e birra, nato da un'antica tradicetta cinese, perché una volta un cinese ubriaco di birra, il signor Rison Ton, frugando nella spazzatura, mangiò insieme del tonno, del tonno avariato dentro il cassonetto insieme al riso, ne scoprì la bontà e disse: ah, adesso faccio un bel piatto. Inventò questo piatto, alla fine è diventato ricchissimo grazie all'invenzione di questo piatto. Ma procediamo subito con la presentazione degli ingredienti. Eccolo qua, riso preanzicotto appena tirato fuori dal frigorifero, è una bellezza, ci metteremo 2 secondi a cuocerlo. Qui abbiamo del tonno, normale tonno, comprato all'Eurospin, 1 euro a scatoletta, ne serve una metà. La birra doppio malt, preferibilmente molto alcolica, eccola qui, sempre Eurospin, 79 centesimi alla confezione. Il mix di 5 pepi, sale e glutammato che ho messo qua dentro. Qui il burro che non può mai mancare. E adesso ci apprestiamo a fare la ricetta. È inutile che state già smormottando: ma la versatile. Il maestro non la mette dappertutto la versatile. È che se ci piace uno la mette, se non piace non la mette. Poi dipende dai piatti. Insomma, questo piatto qui è una tradizione originale cinese che non prevede la versatile, perché il signore era povero, non poteva comprarsi la versatile. Era ubriaco, ha preso del riso al cassonetto con del tonno, l'ha fatto saltare in una padella da un amico del ristorante e ne ha fatto un piatto eccezionale. Allora, procediamo alla cottura. Allora, la nostra padella sta andando, eccola qua, sta andando sul fuoco, e procediamo subito a prendere il nostro burro. Eccolo qua, vai nella padella, vai che si scioglie tutto quanto. È rimasto un pezzettino attaccato qua, leviamolo e lo facciamo sciogliere. Ecco qua, vedete, il burro da solo già serve per formare tutta la cremina che ci vuole. Aspettiamo che piano piano che si sciolga tutto quanto il burro. Io direi che nel frattempo potremmo già aggiungere il tonno, perché mi sembra già bella calda la padella. Ecco qua, oh, ecco qua, aspettiamo che prenda il bollore la padella. Vedete quanto siamo veloci questa volta? Ecco qua. Ora, eccolo qua che il burro si sta amalgamando con il tonno, vedete? Vedete come si amalgama, forma la cremina che è uno spettacolo. È uno spettacolo, dobbiamo ringraziare, ripeto, questo vecchio ubriacone cinese, Rison Ton. Rison Ton, che ha inventato questo piatto speciale praticamente, e l'aggiunta di birra è stata dovuta al fatto che lui era ubriaco, quindi il sapore che lui ha provato si è mischiato con la birra, il sapore della birra che lui aveva in bocca, e quindi ha detto: allora bisogna metterci anche la birra, sennò non è buono solo riso e tonno. Ecco qua, alziamo un po' il fuoco così facciamo amalgamare meglio il tonno con il burro. Eccolo qua, dentro. Beh, guardate che bellezza, si è levato tutto d'un pezzo, proprio a testimonianza della preanzicottura e del frigorifero. Ecco qua. Oh, amalgamiamo, guardate che amalgamatura, va. Un'amalgamatura di prima categoria. Si vede il profumo, voi non lo vedete, ma forse se chiudete un po' gli occhi riuscite a vederlo pure voi, il profumo che esce dalla pentola. Ecco qua. Forza, vai. Se notate che è troppo secco, io direi che possiamo aggiungere anche un poco di olio, così, oppure se preferite potete mettere ancora più burro, che nessuno, non è peccato, e nessuno ve lo dite se volete mettere anche il burro. Eccolo qua, adesso mi sembra perfetto. Mix di pepe, sale e glutammato. Eccolo qua. Guardate che spettacolo, sta uscendo il profumo dei pepi, che voi, il mischio di pepi che voi neanche immaginate, il mio solito mischio di pepi, di 5 pepi, quello bianco, quello verde, quello rosso, quello nero e quello rosa. Eccolo qua, guardate che bellezza, con un niente, 5 minuti potete fare un piatto che è la fine del mondo. Facciamo saltare ancora un po', ecco qua.
Guardate che bellezza, guardate che spettacolo. Alziamo un po' la fiamma. Quando è arrivato quasi a cottura, che è pronto, aggiungete sfumate con un po' di birra, ecco qua, ma ne basta appena una goccia, non tanto, perché sennò dopo il riso viene troppo molle, quello deve venire bello croccante con la birra, eccolo qua. Guardate, vedete che prova, che bellezza, uno spettacolo. Le malelingue che sparlotteranno pure adesso, qui è lungo, non è semplice, il maestro lo sa, mi vuole bene, mi conosce e sa che io non gli faccio mai un torto e che la sua tradizione viene sempre rispettata. Eccolo qua, il riso è pronto, adesso procediamo con l'impiattamento. Ah, eccoci qua, il nostro riso è bello pronto. Guardate, vi insegno un segreto, vi imparo un segreto senza neanche usare il mesto. Guardate che tipo, guardate che impiattamento, questo è l'impiattamento, ma non a 5 stelle ma a 6 stelle, guardate qua con quale eleganza si posiziona, guardate qua, si posiziona dentro il piatto, guardate che spettacolo, ecco qua, come tocco finale, io ci aggiungerei del parmigiano, grana padana, ve l'ho già spiegato, non è importante, tanto è uguale, o lo mettete sulla pasta o dentro, è uguale come sapore quando mi ha messo sulla pasta. Eccolo qua, signore e signori, risotto al profumo di tonno e di birra. Buon appetito.